Ciao a tutte ragazze, allora come vi avevo già detto in questo nuovo video vi presento i prodotti Vasco Nice. Allora, faccio vedere. Nel pacco ho trovato questo con dei plan dove spiega tutti i loro, sono spiegati tutti i loro prodotti. In più ci sono le cartelle dei colori. Come potete vedere hanno tantissimi colori, bellissimi. Oltre a questo, nel pacco, questi no, nel pacco c'è un cleaner da 100 ml, un gel paint nero, poi vi farò, adesso ve li faccio solo vedere, poi vi farò un video a parte per farvi vedere sia l'utilizzo di questo che il resto. C'è un acrygel trasparente, adesso lo apriamo, faccio vedere la consistenza. Qua. Vi mostro la consistenza di questo. Eccolo. È acrygel trasparente. Poi vi farò un video a parte anche per questo, per farvi vedere l'utilizzo di questo. Questo è da 15 ml. Sono belle anche le confezioni che hanno, molto carine. Poi c'era questa come omaggio per appendere le chiavi. Un semi permanente 332. Questo è un bellissimo rosa brillantinato. Io adesso ve lo faccio vedere così, però adesso lo andiamo a stendere. E poi c'è questa bellissima confezione. A me è piaciuta tantissimo. La si apre così. E dentro troviamo. Allora, questi semipermanenti. C'è anche un top senza dispersione e una base. Adesso andiamo a stendere i colori così vi faccio vedere come sono. Così vediamo anche insieme se sono coprenti oppure no. Vediamo un po' come sono. Allora, iniziamo da questo Z901. Spero metta bene a fuoco. Ed è un bel giallo, oro brillantinato. Adesso lo stendiamo. Wow, bellissimo. Questo è veramente bellissimo. Che meraviglia. Guardate quanto è bello. Lampada. Poi questo Coral Glam 305, sempre brillantinato. Un rosso brillantinato. Stendiamo anche questo, vediamo com'è. Bello anche questo. Il rosso però all'interno ha dei glitter oro e argento. Non so se sono. Sì, oro. Bello, bellissimo. Veramente bello.
Poi questo che è un termo, sarebbe il Pink Fuchsia 201. Ah, praticamente questo è viola, poi col colore dovrebbe diventare rosa, credo. Adesso vediamo fuori dalla lampada che colore diventa. Una volta che lo tiriamo fuori dalla lampada, il colore della lampada dovrebbe diventare forse più chiaro. Ok, lo metto in lampada, vediamo cosa succede. Ecco, si diventa fucsia. Adesso che lo tiro fuori lo faccio vedere. Poi, Tango 803. Poi vi farò un video a parte per l'acrygel per farvelo vedere e il gel paint in nero. Io sono prossima al refill. Se volete, vi posso fare un video di quando mi faccio il refill per farvi vedere come uso Frozen Pink di passione, perché in tante mi avete detto che avete avuto dei problemi. Fatemi sapere, commentate questo video, fatemi sapere se volete un video dove vi mostro il mio refill, dove uso questo gel. Ecco, praticamente da viola diventa un bel rosa acceso. Poi l'803 abbiamo detto, Tango, wow, questo è proprio bellissimo. Oddio, che meraviglia. Stupendo. Mamma, quanto è bello. Questo è bellissimo, bello, bello, bello. E per finire il 332 Pink Lotus. Poi nel box informazioni vi lascio anche il link per andare a vedere il loro sito e i loro prodotti. Comunque sono prodotti bellissimi, i colori sono bellissimi, c'è tanta scelta e sono veramente, veramente belli. Ecco, questo anche è bellissimo. Wow. Un bel rosa brillantinato. Che bello. Ecco qua. Ok. La lampada. Allora, ragazzi, questi sono i prodotti. Sono bellissimi, sono molto soddisfatta. Mi piacciono tanto. Nel prossimo video, come vi ho detto, vi farò vedere l'acrygel e il gel paint. Vediamo, proviamo a fare qualche decoro, vediamo come va. Adesso vi faccio rivedere tutti i semi permanenti che abbiamo steso. Ok, sono questi. Sono questi brillantinati, luccicano da morire, belli proprio. Ragazzi, nel box informazioni allora vi lascio il link. Non hanno neanche dispersione questi. Vi lascio il link del loro sito così potete andare a vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un like, attivate la campanella e fatemi sapere se volete un video sul refill che farò alle mie unghie. Grazie a tutte, un bacione, alla prossima.